Benvenuti ragazzi, sì, sono felicemente tornato. Oggi ragazzi voglio porvi una domanda e voglio che dopo sotto mi rispondiate nei commenti. Ma voi preferite un anime dove i disegni sono un po' così, però avere una puntata a settimana? Oppure preferite un anime con tempi di lavorazione più lunghi, del tipo aspettare uno o due anni per la stagione successiva, però ovviamente avere disegni di tutt'altro calibro? L'idea di questo video è nata guardando Dragon Ball Super, perché mi sa un po' tutti ci siamo resi conto che ci sono disegni del cazzo. Cioè in alcune scene il volto di Goku o di altri personaggi non si può guardare. Mamma mia, sembra fatti da un bambino di 5 anni. Mentre ovviamente ci sono altre scene, tipo le scene dell'Ultra Istinto, che... cioè, sembra fatti dal miglior disegnatore in circolazione. E secondo me questa è una cosa che non ha assolutamente senso. Io ragazzi, da come potete vedere, ogni mio singolo video ci metto l'anima, cioè ci lavoro tanto, voglio che vengano fatti bene. Io ragazzi spero dai miei video lo faccia trasparire che sono una persona molto minuziosa nei dettagli e provo ogni volta ad editare i video sempre meglio, portandovi un lavoro che spero valga la pena vedere. E il mio essere puntiglioso su queste cose mi ha portato col tempo ad essere sempre più critico nei confronti di lavori fatti male. Perché per quanto io sia un fan di Dragon Ball, devo ammetterlo che cose del genere, determinati disegni, cioè... mi fanno cascare le braccia. Perché dei disegni fatti male, secondo me, snaturalizzano l'opera e la fanno invecchiare più velocemente di quanto dovrebbe. Secondo me un anime si dovrebbe basare principalmente su due fattori: una buona trama e degli ottimi disegni. Secondo me l'obiettivo primario di un anime dovrebbe essere dare emozioni, come qualsiasi altro film o cartone animato. Però ci dobbiamo rendere conto che non possiamo andare avanti solo di trama, ma servono anche degli ottimi disegni. Perché secondo me, se no, questo impatto visivo ed emotivo da parte dell'osservatore non c'è. E quindi, beh, vi faccio un esempio stupido, tipo io avrei potuto tranquillamente non piangere durante la scena in cui Midoriya salva il ragazzino durante il ritiro nei boschi. E secondo me, con dei disegni fatti a cazzo, sarebbe risaltato molto meno. Ma vabbè, questo è solo un parere di un povero stronzo davanti a una fotocamera, che ovviamente non ne capisce niente. Ma vabbè, penso che ormai l'abbiate capito come la penso. Perché quello che è accaduto con Dragon Ball Super non voglio che ricapiti. Comunque, ultima cosa poi vi lascio. I giapponesi ci hanno visto lungo. Sapevano che Dragon Ball sarebbe stato un successo, quindi chi se ne frega dei disegni, perché tanto i fan se lo guardano comunque. Ma tanto, come ho detto prima, io sono un povero stronzo che non ci capisce niente. Bene ragazzi, il video finisce qua. Spero che come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate. Vi ricordo come sempre che Instagram, raga, Instagram è importantissimo. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti.